Benvenuti alla nuova puntata di Lezioni di Stile, Irina Tirdea per voi. Siamo in onda su Iris TV, nel nostro salotto, qui direttamente dai studi di Lecco. Oggi ce l'abbiamo un invitato speciale, direttamente dalla Spagna. Buongiorno Jessica Gomez. Buongiorno ragazzi. Fashion influencer, giusto? Ma anche un international top model, vero Jessica? Certo, faccio la modella e poi faccio l'influencer pure. Ottimo, ottimo. Ci puoi raccontare un attimo per i nostri telespettatori, innanzitutto qui in Italia, oggi lo facciamo in italiano, speriamo di fare qualche intervento anche in spagnolo, almeno come messaggio verso... Sarebbe carino pure. Tu sei bravissima, devo dire, la tua lingua italiana è ottima e ci fa onore che hai accettato il nostro invito per oggi. Ti ascoltiamo, raccontaci un po' di te, così okay. Ti conosciamo meglio. Sì, allora, io sono iniziata in questo del settore della modella e quando avevo 18 anni, quindi adesso ne ho 30, allora ci sono un sacco di anni già che mi sto dedicando a questo settore. E è stata una cosa improvvisata quando sono iniziata, a me non mi piaceva la fotografia, non mi piaceva nulla di tutto questo, ma amici, familiari e tutti mi dicevano: ma perché non provi di fare la modella? Perché hai delle gambe lunghissime, sei alta, sei bella, quindi pensiamo che tu riusciresti a fare queste cose, no? E dico, ok, vabbè, stavo ascoltando la gente e sono iniziata ad andare nelle agenzie di Barcellona e mi hanno preso in qualche agenzia. E ho iniziato a lavorare facendo un po' di spot, un po' di figurante, un po' di extra in qualche spot. Mi è piaciuto molto perché poi quello di conoscere la gente, che vai lì sul set, stai conoscendo della gente del settore, che hanno la stessa passione, no? E dico, mi sembra molto carino tutto questo e sì, mi interessa. E allora sono continuata fino a oggi che sto viaggiando per tutto il mondo e niente, non so come sono riuscita a fare tutto questo, ma alla fine dico, è stato tutto la costanza e di continuare, la voglia di continuare. Quindi il messaggio per chi desidera entrare a far parte di questo campo, che poi lo parleremo oggi più nel dettaglio, anche quello che succede con il nostro campo, con questa situazione drammatica che lo viviamo non solo in Europa, quindi in Italia, piuttosto in Spagna, ma a livello planetare. Il messaggio è che dobbiamo seguire i nostri sogni, dobbiamo lavorare molto sodo, non mollare e mai, essere costanti, sempre seguire, sì. Sempre essere seguire. Costanti e non mollare, perché ci sono dei tempi difficilissimi, perché certamente io ho avuto dei tempi che pensavo, ma questo non mi servirà per niente, perché ci sono dei mesi, siamo artisti, non lasciamo di essere artisti, allora... Ci sono dei mesi che magari non hai lavorato e io dicevo, ma questo è veramente sarà così sempre o riuscirò qualche giorno a fare di più, no? E questo ci sono un sacco di domande, ma se tu sai quello che vuoi e vai focalizzata, io penso che prima o poi riesci a farlo. Assolutamente, quindi dobbiamo insegnarci e andare avanti e trovare, reinventarci. Vogliamo definire cosa vuol dire essere fashion influencer? E per me, io questo era un settore molto sconosciuto per me, perché io quando mi parlavano di influencer dico, ma questo che si deve fare, in che consiste, no? E poi mi hanno raccontato un po', mi hanno arrivato delle offerte dei marchi che mi contattavano e parlando un po' con tutti ho iniziato a prendere quelli che mi interessavano di più, che io trovavo che andavano con il mio stile, con la mia essenza, con quello che sono io, e dico ok, sono iniziata e poi ti contattano ancora di più marchi e dico ma questo, e poi è diventato un lavoro, veramente è una cosa che ti prende tempo, perché devi stare facendo delle foto con quello che ti inviano e poi inizi a ricevere qua in casa
ogni giorno un pacco diverso e quindi è veramente un bel lavoro e dico, non so, sono iniziata così per casualità e mi piace tantissimo. Hai nominato il tuo, hai identificato il tuo stile, lo vogliamo definire quale stile di Jessica, così lo capiscono anche i nostri seguaci. Quale sarebbe il stile di Jessica Gomez? Io direi, io lo definirei come un stile elegante, perché poi mi piace molto la comodità, ok? Ma più che altro elegante, perché ancora che io vada in leggings, in canottiera, sempre cerco di mettere degli accessori che lo rendono un po' più elegante, sai, un po' più sofisticato. I dettagli fanno la differenza, siamo d'accordo che i dettagli fanno la differenza. Quindi certo, abbiamo imparato che dobbiamo identificare il nostro stile, prima dobbiamo definire qual è il nostro genere, ma non solo per farlo per mestiere e quello che lo devono capire appunto le nostre followers, no? le fashion addicted, se lo vogliamo, dobbiamo inseguire certo la moda, ma prima di tutto dobbiamo identificare il nostro stile. In base innanzitutto alle quelle immagini che vuoi dare al mondo, perché è molto importante, certo, la prima presentazione che fai al mondo è quello che la gente va a capire di te, quindi deve essere che va con la tua personalità, perché sennò è tutta una bugia, dico. Assolutamente, il nostro lavoro è basato su creare immagini, parlare con l'immagine, che può essere fotografica, come può essere anche visuale, no? Tramite i video e perché no anche sulla parte giornalistica è sempre si tratta di questo, però dobbiamo identificare molto bene il stile di vita, il nostro carattere, i nostri gusti, l'occasione in cui noi dobbiamo indossare i nostri outfit, che sono molto importanti. Sì. Jessica ci ha dato l'esempio che per lei l'eleganza, il bon ton, lo definiamo, è molto importante, però magari se devi andare a fare la spesa o a farti la passeggiata, magari no, non è proprio idoneo di vestirti sì, troppo bon ton. Non voglio captare tutta l'attenzione quando vado a fare la spesa, sinceramente no, non è che voglio che tutti mi guardino. È importante essere in centro dell'attenzione, ma sempre con il dovuto buon gusto e molto attento ai orari della giornata, come piuttosto la location dove noi andiamo, ma perché no, anche da chi siamo in contatto, se lo vogliamo. Per esempio, Jessica, una domanda per te. Per il primo appuntamento, siccome adesso si fa più che altro online, per il primo appuntamento online, quale sarebbe la tua scelta e consiglio verso le nostre fashion addicted? Io per me, io parlo sempre del mio gusto, di quello che io indosserebbe. Per me, io sono fan di tutto quello dorato, quindi sempre cerco di indossare qualcosa che mi permetta di mettere degli accessori dorati, come sarebbe questo outfit che porto, che pure la gonna porta dei bottoni dorati. Bellissimi accessori, bellissimi. Felicia, e poi va con questi bottoni, e poi gli stivali vanno con lo stesso colore che la... Dobbiamo fare attenzione, la cura anche di non solo i dettagli e accessori, ma anche di abbinare, no, i materiali che noi li utilizziamo. Se utilizziamo solo oro, va bene di utilizzarlo in tutte le sue sfumature, non solo gli accessori, i gioielli, no, la bigiutteria, ma anche la scarpa, piuttosto la borsa. C'è un bellissimo cerchietto che devo dire che sei nella conformità delle tendenze autunno-inverno 2020-2021, quindi il cerchietto e anche gli orecchini molto tantissimi grandi. Questo è un tipico accessorio mio, ne ho magari 20 cerchietti diversi in casa, i miei amici. Sì, sì, non mi vedono con il cerchetto, non sono io, perché... Ecco, vedi, sono dei elementi che a noi, come anche il nostro carattere nella vita,
personale. Quello che ti identifica un po' di più, perché devi capire quello che è il tuo simbolo di identità, no? E per me sarebbe questo, il cerchetto sempre congiunto con tutto quello che indosso. Assolutamente. Poi la linea guida direi che quello che noi indossiamo deve essere poesia, quindi deve parlare su di noi, ci rispecchia. È vero che il carattere, attenzione, il monaco, no, l'abito non fa il monaco, lo diciamo noi qui sì. In Italia, ma penso sì, che qua anche in Spagna sarebbe tipo come un mono, come si ancora che sei vestita bene, se sei una, come si chiama, non mi ricordo il nome di questo animale, è una... Ti dirlo anche in spagnolo, magari ti aiuto. Un mono. Un mono. Cioè come... Come se fosse un gorilla. Come se fosse un gorilla, sì. Ancora che tu sei, diciamo, se tu sei un gorilla, ancora che vai a vestirti troppo bene, continuerai a essere un altro gorilla. Detto sarebbe anche questo, cioè inutile, cioè la scimmia li puoi mettere anche la scimmia, loro. Questo, la scimmia. La scimmia li puoi mettere anche loro, ma rimarrà sempre una scimmia. Ma in realtà non stiamo parlando di quello, ma è vero che comunque è il nostro biglietto da visita, sì. Quindi è molto importante come ci presentiamo. E tornando indietro al nostro consiglio per le nostre amiche qui che ci seguono oggi, che tra l'altro sono tantissime e noi li ringraziamo e li mandiamo tanti saluti, vedo che ce l'hai già tantissimi fan anche qui in Italia e questo ci fa piacere, e colgo l'occasione di invitarti anche per le altre puntate, di raccontarci sempre del tuo mondo e anche dei tuoi outfit, le tue proposte. Jessica, sei sempre benvenuta qui nel nostro salotto di... Stavamo dicendo, per le nostre amiche, quindi è molto importante, l'abbigliamento deve essere un po' elegante, hai proposto te, dobbiamo fare attenzione ai dettagli, ma quale dovrebbe essere il mood, visto che stiamo parlando del primo appuntamento? Certo. E anche online, quindi neanche non può essere toccato. Certo, io penso che allora, essendo tutto online, si deve esprimere... Allora, parliamo un po' di quello del restyling. Io raccomando sempre di non buttare via niente che ne abbiamo nel fondo armadio, ma di comprare qualche cosa nuova, così dà la sensazione di che è tutto nuovo. Ancora non avevamo avuto tanto tempo per comprare delle cose, perché io sono andata a comprare in ottobre, prima di chiudere tutti i negozi qua, e ho comprato un po' di gonne che adesso si portano tanto scolastiche, quelle gonne che sono scolastiche, che sono piegate come la, queste. La gonna a rotta, ma ce l'hanno la forma del ventaglio, no? Lo chiamiamo sì. Noi. Ho comprato questa che è di pelle, poi ho comprato un'altra che è tipo grigia, è molto il look, è per, diciamo, un po' più casuale, e per altri giorni. Questa, diciamo, un po' più elegante. Da giorno è il da giorno, sì. Tendenzialmente si utilizza un po' più verso la sera. Sì. Dobbiamo fare un solo riferimento, se ce l'abbiamo questa bella figura, o la mancanza di fianchi, così come c'è Jessica, sì. Il ventaglio, la gonna ventaglio va benissimo. Invece per le donne curvy, magari come me, è assolutamente bandita questa. Quindi scegliamo la gonna a rota, però deve essere il materiale un po' più rigido, che sta fermo e quindi non ci fa uscire in evidenza le nostre, sì. I nostri fianchi, no? Le nostre forme. Quindi questo è un dettaglio, sì. Che lo devono sapere le nostre telespettatrici. Sì, io sempre dico che, cioè, ognuna deve capire la forma del suo corpo, perché io, come dico, per esempio, mia mamma è un po' curvy e quindi ha molto... molto busto, è più rotonda, diciamo, di meno. Noi allora... nei termini
del fashion, ok, utilizziamo la donna morbida, la donna curvy e basta. Quindi tutti quei chili in più che possono essere per una mancanza di non curarsi, ma anche per una e poi per genetica, perché lei è tanto grande di la schiena, la tanto grande, diciamo, poi ha un sacco di petto, e allora è molto diversa a me, io sono tutto il contrario, e poi lei ha dei problemi con i vestiti, perché dice, è la mia taglia, ma poi non posso, non mi entra di qua, sai, no. Quindi deve essere fatta a misura se lo vogliamo. Ci sono dei dettagli che noi, dei insegnamenti che li possiamo dare. Mi permetto, se mi concedi questo consiglio per la mamma, visto che c'ha queste problematiche, quando il seno è molto molto grande, non si devono mettere delle cose molto larghe, devono essere all'incontrario. Quindi magari facciamo un po' più attillato nella parte alta e andiamo più largo sulla parte bassa. Quindi è una questione di bilanciare la nostra figura. E la stessa cosa come anche con i colori, che è molto importante. E non solo per la donna curvy, anche nel caso della modella molto molto snella, ma ci sono anche tantissime persone veramente molto magre, ma proprio... hanno la figura molto magra e non possono fare altrimenti, quindi è molto importante di come abbinano, no, i colori. Assolutamente, se nella parte alta vai su un colore forte o magari tante stampe, nella parte bassa deve essere l'opposto o all'incontrario, dipende un attimo anche dal gusto, ma anche della forma. Certo, è molto importante questo, perché io penso, per esempio, il mio corpo è molto retto, non ha della forma con curva, non è così. Allora io, per esempio, utilizzo di più due pezzi, ossia congiunto a due pezzi, perché poi mi metto un vestito, poi non mi fa nessuna forma. Cioè nessuna forma, certo. Ma certo, per te potrebbe essere molto importante di andare con, se questo è del tuo gusto, evidentemente, con tanto colore o anche con tante stampe, visto che sono anche di moda, sì. Anche la parte floreale, che adesso l'abbiamo visto riproposta anche per l'inverno, certo, dai nostri designer, ma dipende tutto anche dal gusto, perché dobbiamo dirlo, sì, se tu non ti senti bene nei tuoi abiti, non trasmetti quello giusto. Perdi tutta la forza, certo. Come è la stessa cosa da un punto di vista psicologico, se tu non stai bene con te stesso, non ti rispetti a te, non lo farai mai verso gli altri. Ecco perché è importante la nostra immagine, non per fare una questione di moda, ma è una questione veramente anche di rispetto, ma trasmette tantissimo su di noi. Si dice così, fammi vedere come ti vesti e ti dirò chi sei. Certo, perché parla tanto di te, la tua roba, e parla tutto di te, la forma in che ti espressi, in cui ti muovi e tutto. Allora, certo, è importante, certo, di sentirsi bene, e poi i capelli, tutto, capelli, unghie, penso che tutti tutto deve essere... Abbiamo visto tante volte magari delle... signorine, anche delle signore vestite molto bene da questo punto di vista, ma vediamo una manicure non fatta, piuttosto un, certo, cappello non curato, o magari un make-up eccessivo, non idoneo neanche per l'orario della giornata, piuttosto anche la location, e quindi svanisce tutto, care nostre signore, signorine, non basta essere solo bella o avere soldi da poter comprare tantissime cose se non hai le cose base. Certo, io sempre penso che questo deve essere il più naturale possibile. Io per questo utilizzo delle creme per il viso, che utilizzo una, ne ho qua una, della Diadermin, è una che è idratante più che altro, e poi riempie un po' delle rughe. Se hai qualche arruga, te la riempie un po', e quindi l'aspetto è un ottimo risultato. Quindi anche la scelta da un punto di vista dei prodotti beauty, cioè non tutto va per tutte, questo lo dobbiamo, certo, dire. La Jessica mi pare di capire che c'ha una pelle molto asciutta,
giusto? Sì, la mia pelle è super secca, poi per il corpo devo mettere tanta crema idratante. Questo esempio è solo per le donne che ce l'hanno la pelle molto secca. Io posso venire con l'altra versione, io ho una pelle molto grassa, quindi a me dovrebbero utilizzare altra tipologia di prodotti. Quindi lo vedete che in ogni parte del vostro corpo, in tutte le cose, dobbiamo trovare il giusto per noi. Quindi dei prodotti, come anche dei stili, dei gusti, sono per tutti quanti. Basta solo di scegliere qual è il tuo, così come avete scelto di stare in compagnia con noi oggi, con Iris e con Jessica, qui nel salotto Iris online questa volta tra Italia e la Spagna. La prossima volta sarà dal vivo, magari, chissà, saremo nello stesso posto. Lo speriamo, noi speriamo, cioè il nostro obiettivo, io faccio sempre così anche con il mio team, ci dobbiamo mettere degli obiettivi anche da un punto di vista del morale, no? Del mood. Quale sarebbe il nostro obiettivo per il 2021 per delle fashioniste come noi? E di avere questa settimana della moda sempre in orario, come sempre. Quest'anno, sì, sì, anche se è stato dura, almeno un quarto di quello che facevamo una volta, siamo riusciti almeno a essere presenti, già è stato molto importante. Questo è positivo, quindi se facciamo il giusto, se stiamo sempre in sicurezza, non solo per noi, ma anche verso gli altri, un altro messaggio che lo vogliamo mandare, dobbiamo pensare anche agli altri, perché se neanche gli altri non pensano a noi, quindi sarà sempre un cerchio vicioso. Quindi sensibilizziamoci su questo, perché l'unione fa la forza, dobbiamo stare in sicurezza e pensare anche agli altri in momento in cui prendiamo delle decisioni o attuiamo, quindi non dobbiamo essere individualisti. Certo, se gli altri stanno bene, questo sarà un risultato pure per te, perché se tutti stanno bene, ti compreranno di più, ti vedranno di più e tutto andrà in abbondanza, sai? Allora non vale la pena di pensare solamente, ok, io voglio stare bene io e la mia famiglia e basta, avere il lavoro io e basta, no? No, sì, perché ma noi dobbiamo vivere con gli altri. Noi dobbiamo vivere con gli altri, dobbiamo lavorare con gli altri e dobbiamo respirare. Si deve collaborare tanto. E dobbiamo respirare tutti stessa aria. Quindi il pianeta è di tutti quanti, la natura è di tutti quanti. Quindi tutti ce l'abbiamo, non solo diritti, ma anche obblighi di salvaguardarla, perché è importante. L'abbiamo già visto, la situazione che ci ha portato a essere non uniti e non pensare anche uno e altri. E questo non sta solo nel tuo cerchio, no? Familiare, no? Lavorativo, piuttosto della tua nazione, no? Cioè deve essere a livello planetare. Quindi io ho dovuto ascoltare tante cose di fotografi, di gente, di stilisti del settore, di tutte le parti del mondo, che veramente mi stavano raccontando dei suoi problemi e mi sono sentita come una psicologa a volte, perché già non è che siamo cliente, non è un rapporto già solamente professionista, sino che lì dietro c'è una persona e ti sta parlando col cuore e magari ha il suo padre nell'ospedale e te lo sta raccontando che deve cancellare il lavoro perché ha il suo padre nell'ospedale o perché ha il nonno o ha perso la sua sorella, non lo so, ma questo periodo veramente è stato forte e io a livello psicologico l'ho passato molto male, ci sono dei giorni che fatto così, mi alzava, era tutto bello, stava tutta felice, tutto un arcobaleno e poi quando andavano passando le ore si faceva troppo pesante. E quindi questo, poi che gli artisti, no, si contagia tutta questa negatività perché tutti ti stavano dicendo non riesco a lavorare, paura di andare a fare questo progetto perché sennò magari ci infettiamo tutti. E claro, tutta questa paura ti fa pensare, no? È una cosa. Ma
Vabbè, spero che il 2021 sia diverso perché sennò non riusciamo a andare avanti. Ma noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo andare avanti positivi, con un sorriso. Sì. Noi siamo qui per mantenersi attivi. È molto importante mantenersi attivi perché sennò si dà una sensazione di che stai fermo e allora non fai nulla. Io quindi rimango sempre attiva, pubblicando, facendo dei video su YouTube, anche sto iniziando a fare un po' di coaching per altre modelle che stanno iniziando. Lo vogliamo dire quali sono i tuoi canali, Jessica, così i nostri followers vanno a seguirti. Dove ti possono vedere? E su Instagram mi possono trovare come Jessica Gomez 3. Jessica con due S, e poi su YouTube è lo stesso, Jessica Gomez senza il 3, e poi lì sempre do dei consigli per aumentare pure di follower su Instagram, perché è molto importante la visibilità che hai sul social, per aumentare l'engagement, che ti vedono così più gente del settore, no? E questo che dico, adesso è il momento che siamo in casa, è il momento di sviluppare pure questa la parte dei social, ma anche dell'internet in generale, ma in senso costruttivo, positivo, non come è stato utilizzato e interpretato molto sbagliato fino adesso, che hanno creato anche tantissime problematiche sociali, anche molto gravi, da tutti i punti di vista. Quindi siamo più responsabili, anche se siamo dietro uno schermo, dobbiamo pensarlo che è la stessa identica cosa e non è una mancanza di non avere conseguenze perché non siamo fisicamente. Adesso, oggi come oggi, ci sono delle conseguenze, addirittura anche gravi, penali, per chi non fa l'attenzione in momento in cui si esprime. Ci sono delle regole del bon ton, ce l'abbiamo un'altra rubrica che parliamo proprio di questo, magari avremo modo in futuro di sviluppare anche il galateo digitale, l'abbiamo definito noi, per insegnarli anche come esprimersi nel mondo dei social e quindi dell'internet, sul personale come anche sul professionale. Ci aiuta sempre, certo, in ogni caso, di dare un buon esempio e positivo. Come abbiamo detto, noi dobbiamo andare avanti e vogliamo andare avanti a vedere cosa ci propone Jessica Gomez nel fattore dei social. Lo vogliamo vedere. Poi qua, volevo dire, io per andare più casual utilizzo molto dei pantaloni di equitazione, perché mi sembrano molto eleganti. Bellissimo, sì. È vero. Li ho trovato. E poi sono molto elastici, mi piace perché ti senti come se portasse i leggings, ma sono proprio eleganti. Il design è sempre così, con questi logo, poi hanno un po' di pelliccia qua, non lo so, mi piacciono. Sono i dettagli che fanno la differenza. Sì, è questo che diciamo, perché puoi andare in semplice leggings sportivi, o poi puoi metterti questo che gli dà un'aria più elegante. Allora, io penso che è importante anche quando vai in casual di stare così. Poi mi piacciono molto portare delle borse che vanno sempre in sintonia con gli outfit. Questo è lo stesso di importante, sempre accessori. Mi piace molto tutto in dorato, sempre bianco e dorato, nero dorato, rosso dorato, è tutto così, è tutto così. Questo è proprio lo stile di Jessica, quindi il dettaglio sarebbe l'oro, che lo applichiamo sui accessori come anche sull'abbigliamento. Sì, poi le perle, sempre le perle. La perla si sa sempre che è elegante, è molto elegante. Se non c'hai niente di particolare da indossare, un altro consiglio che è sempre stato rilasciato dalla nostra Coco Chanel è indossare le perle. Più perle ti metti e più dai eleganza e bon ton al tuo outfit in qualsiasi. Diciamo che questo è il nostro must che ci aiuta in qualsiasi momento. Sì, io quando non so cosa indossare
come collana, come braccialetto, e mi metto le perle, perché vanno con tutto, è un colore neutro, diciamo, e ti può andare con blu, ti può andare con ghiaccio, ti può andare con bianco, con tutto va. Allora, per me è sempre una buona scelta le perle. Poi, delle scarpe sempre mi piacciono stile stiletto, che hanno la forma così in punta. Allora, sempre cerco di mettermi questo tipo di scarpe con questo che non so se vedete va nella caviglia, sempre in dorato, gli accessori in dorato. Ottimo, il stiletto lo sappiamo già che ti aiuta a snellire il tuo piede, ti alza tantissimo, che è valido per qualsiasi tipologia, forma, no, del corpo, ma anche per qualsiasi età, dalle più giovane fino alle persone più in età, ecco. Sì, poi gli stivali mi piacciono molto in vernice. Non lo hai so, scelto magari... il colore rosso, ci prepariamo già per Natale. Sì, sono più online, per il Natale. Ci farebbe piacere di lanciare questa sfida, visto che il Natale ormai si avvicina. Non lo sappiamo quello che succederà. Non sappiamo come andiamo a festeggiarlo il Natale. Però di mandarci in redazione i vostri outfit, le vostre proposte con quello che voi lo troverete nel vostro armadio. Vogliamo vedere la vostra creatività. E perché no? Lo premiamo anche. Sei d'accordo, Jessica? Sì. Lanciare questa sfida verso le nostre followers. E non solo, possono essere anche i maschietti. Noi abbiamo già cominciato qui in Italia a fare questo, ci farebbe piacere di unirci anche con il pubblico dalla Spagna su questo progetto. Poi ci pensiamo come arrivare i regalini verso loro. Speriamo che non ci chiudano del tutto. Ah, non lo so, spero che no. Quello già sarebbe la fine del mondo, penso che. Quindi per me, io sempre vi dico rosso, bianco, nero, poi mi piace molto tutto quello che è di pelo ovviamente sintetico. Questo è una mini giacca che pure ti combina. Delle pellicce, stiamo parlando di Natale e hai detto una cosa molto importante di ecologiche, un altro messaggio che noi lo vogliamo mandare e che dobbiamo pensare anche ai animali, quindi... Sì, perché sennò ammazzano tanti animali e al fine, ossia ogni anno, è una cosa pazzesca, ti metti a raccontare tutti quegli animali che hanno... Esiste una problematica, non lo so, la vostra situazione in Spagna, però lo posso dire qui in Italia, quello che succede, sono state purtroppo tantissimi animali che sono rimasti senza loro padrone con questa situazione del Covid. Certo, e nessuno non si occupa di loro. Un altro messaggio che lo vogliamo mandare: pensateci anche a questi animali che ci hanno bisogno di nuovo di un altro padrone. Anche questa è una situazione molto grave. Quindi è meglio di fare le pellicce ecologiche, mi raccomando. Anche perché lo dobbiamo dire, lo sappiamo che più che altro per questa problematica nacque più che altro per le nostre care fashioniste, no? Ma siccome a loro le piacciono questi colori molto vivaci, quindi non il colore base, cioè vi do un dettaglio tecnico per capire anche perché è importante un'altra cosa di comprarla ecologica. Questo tutto va su, cioè una preparazione per i colori che non si può fare su quella normale, cioè sulla pelliccia naturale. Quindi a maggior ragione, care fashioniste, comprate le pellicce ecologiche. Sì, perché... E poi il prezzo varia tantissimo. Questo quindi... era già incluso, era ovvio, però il messaggio è questo. Adottiamo i nostri animali a quattro zampe, perché ci sono veramente rimasti tantissimi, anche adesso a maggior ragione, senza i padroni con questa situazione. Quindi mi raccomando, se ce l'avete, poi, anche informazioni del genere da mandarci in redazione, li accogliamo tutti quanti, quindi mi raccomando, pensiamoci anche a loro. Certo. Poi volevo mostrare, per esempio, le trasparenze che mai passano di moda,
io sempre ho questo tipo di top, che poi lo puoi indossare magari con un'altra maglietta o con un'altra tendenza di questa stagione, il color orchidea. Sì. Questo per fare un po' di colore, lo metti così con le maniche un po' rugate e ti dà un po' di volume e di calore. Ecco, le maniche a rouge, una tendenza francese, pensiamo... Sì, a me piacciono quelle che sono così, che fanno il volume qua. Esatto, è una ispirazione delle nostre regine, no? Del passato, Sì. Ti e quindi lo stile fa sentire che sei in una italiano, favola. lo stile baroque. Esatto, è sempre una favola, no? La Cenerentola, però online, da Ti fa sentire quest'anno. molto, molto forte, diciamo. Assolutamente. Sì. Poi, poi i blazers mi piacciono tantissimo. Ho questo che va con le frange qua in tutta la parte Sì, di anche la dietro. frangia è un'altra. Devo dire che tutti i tuoi outfit sono abbiamo fatto la sfilata Italia-Spagna, la tendenza Tendenza. autunno-inverno 2020-2021, bianco, E poi che frangio. questo lo indosso tipo come un vestito, perché questo ti va nell'altezza, diciamo, come questa gonna, è della Certo. stessa altezza, e poi metto qua un cinturone e lo indosso come se fosse un vestito, è molto Questa è una elegante. tua scelta per questa tipologia la giacca abito, si chiama così, Sì, che va sì. benissimo per la figura snella, però possiamo dare anche un'altra versione per le donne curvy, giustamente non lo potranno utilizzare come giacca abito, però possono utilizzare, mi viene in mente un leggings anche a cuoio che ci sta tantissimo con quelle frange, però mi raccomando, devono essere indossate con il stiletto per snellire ancora di più Certo. la figura, no? Sì. Ecco. Una sola giacca che lo possono utilizzare anche le persone più magre, come anche quelle più morbide, ecco. Sì, penso che i blazer ognuno lo può portare come gli pare, perché ho un'amica, per esempio, che sempre lo porta aperto e sempre va con jeans e gli dà un stile molto casuale ma molto chic. E dico, lei magari sta indossando lo stesso blazer che io, ma lo stile è totalmente diverso. Il mio è molto Certo, elegante. devi sapere come abbinarli. Ecco, essendo anche dei tempi difficili, anche da un punto di vista del budget, vogliamo dirlo tutta, cioè basta di comprarti almeno gli elementi base che ognuno lo può avere o deve averlo, no? Nel suo guardaroba e mixarli, quindi creare dei outfit. Questa sarebbe la nostra prossima puntata, dove faremo questo. Quindi voi scriveteci e mandarci le vostre Certo. richieste I di quello che... commenti, cosa vogliono vedere, tutto Esatto. quello. E noi siamo qui a rispondere. Iris dall'Italia e Jessica dalla Spagna. Facciamo una nuova squadra online. Nuova puntata. Certo. Questo è stato tutto, Jessica. C'è altro da farci vedere? Poi, va bene, per ultimo volevo raccomandare questo, sempre il tessuto di seta mi piace tantissimo. Ho comprato questi pantaloni che sono così un po' più ampi, non è che sono troppo stretti, ma Ok. vanno con questo, non so come si chiama questo in italiano, lo sfalsiglio, La con le tasca, tasche, sì. Poi un cinturone e vado così ricinturata. questo dettaglio aiuta tantissimo. Abbiamo parlato della figura come la tua, molto snella, quindi Sì. priva di fianchi, e quindi questa tipologia del pantalone a taglia alta con il cinturone molto più largo nella parte che copre il fianco, quindi mi raccomando, quelle che avete la mia di figura molto più curvy e la clepsidra, assolutamente bandito questo pantalone. Utilizziamo, Sì, utilizziamo. questo fa di più per me perché ovviamente è così, Certo. no? Che è un po' più ampio di sotto e poi nella vita me la marca un po'.
Certo. E quindi fa finta di avere un po' di vita, no? Certo. Faccio un po' di... È una questione di volumi, del visual, vedi bene, sì. Importante, ma noi non siamo in grado di dare un risultato finale se dietro non fosse un duro lavoro, anche di ricerca, anche di informarsi tantissimo e poi di sapere di comunicarlo e di presentarlo verso il pubblico. E penso che con questo noi abbiamo definito, ma abbiamo penso anche chiarito di come si svolge questo lavoro del fashion influencer, della modella, del visual, no? Perché anche qui la modella in realtà tra il manichino, la modella, il fotomodello, il top model, la miss, veramente ci sono tanti varianti. Esatto, sì. Non è la stessa cosa. Un altro messaggio che lo volevamo mandare alle nostre care telespettatrici, specialmente quelle che desiderano entrare in questo mondo, vedete bene che senza fare una scuola... Certo. Non è lo stesso la modella di sfilata con la modella fotografica, non è lo stesso, quindi devi capire cosa vuoi fare, perché sennò... Esattamente. Oggi come oggi il tabù dei canoni, dei vecchi canoni della moda, no? Mi vengono in mente le nostre top model degli anni 90, a partire da una Naomi Campbell, Claudia Schiffer, sì, e così avanti, quindi le ragazze che non ci sono più, dobbiamo dire questo, non ci sono più, ma i canoni di bellezza sono cambiati, e meno male. Perché adesso non esiste più questione di taglia, non esiste questione di età, non esiste questione di altezza, di nazione e così avanti. Cioè qualsiasi figura può essere interessante per il nostro mondo, certo. Perché in realtà chi stanno investendo, adesso anche lo dobbiamo dire, neanche le famose sfilate di moda e quindi i designer di una volta, non ce ne sono più. Quindi lo dovete capire questo. Adesso cercano tutto tipo di profili, è veramente una cosa. Cercano gente con i capelli, non lo so, di colori, gente con i capelli tutto rasurati, gente nera, gente bianca, gente di tutti i colori, è tutto, tutto diverso. Ma perché lo dobbiamo dire, Jessica, perché? Perché chi... Sì. Ti sta retribuendo è sempre un marchio che propone un certo tipo di servizio, ha bisogno di un certo target di persone. Oggi il mondo ha capito, anche nel mondo della moda, che l'abbigliamento per una curvy come sono io non può andare come uno, come la figura di Jessica o all'incontrario. Quindi c'è un target per tutti, un pubblico per tutti, ma anche il lavoro per tutti, quindi lo dobbiamo smettere di pensare alla concorrenza. La concorrenza non ce n'è più, il lavoro è per tutti e il lavoro si può anche inventare, anche in questi tempi. Dobbiamo metterci dell'impegno, capire cosa vogliamo, quali sono le nostre abilità, ma anche rivolgerci sempre ai professionisti, la cosa molto importante. Sempre. Io quando sono iniziata era tutto molto, molto difficile, perché c'erano questi canon di bellezza del tipo che se non eri una taglia 34 e se non si ti vedevano tutti gli ossi, non potresti essere modella, no? E allora stavi molto condizionata per tutto questo. E meno male che tutto ha cambiato, perché sennò, come dici tu, sarebbe un disastro per lavorare. Assolutamente. Ci vuoi mandare un ultimo messaggio al nostro canale, ai telespettatori di Iris TV, ma anche ai tuoi seguaci, ai seguaci di Jessica Gomez. Un ultimo messaggio. Come ultimo messaggio io direi, vabbè, per questo periodo direi di non smettere quello, di fare quello che ti piace. Sempre continuare avanti, sempre ci sono delle opportunità per tutti. Basta di trovarle, basta di muoverti ogni giorno e non mollare mai e crederci in te stessa. Molto importante questo.
Jessica, veramente ti ringrazio di cuore per il tuo intervento, grazie. Molto prezioso, non solo per noi, ma penso che per tutti quelli che ci hanno seguito, non solo oggi, perché questa puntata rimarrà sempre in rete, questo è importante da nominarlo, e lo possono vedere in tutto il pianeta, questa è la cosa più importante. Va benissimo, del canale Iris. E ti aspettiamo anche nelle altre puntate, perché il tuo contributo l'abbiamo considerato molto importante e lo vediamo già anche dai vari commenti dei nostri telespettatori. Quindi alla prossima, state qui con noi. Grazie Sara, ci vediamo presto. Iris TV sempre con voi. Irina Tirdea, lezioni di stile. A presto. Ciao ciao.